Eccoci a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica 100 reclami. Questa volta vogliamo iniziare con una bella iniziativa promossa da alcuni volontari della città di Taranto, la pulizia delle sponde della Pineta Cimino, un'area molto frequentata soprattutto dagli sportivi, da famiglie con bambini. Domenica mattina è stata la giornata in cui alcuni cittadini volontari si sono impegnati appunto in questo lavoro di pulizia. Vediamo. Domenica scorsa l'iniziativa Puliamo le sponde a mare della Pineta Cimino, proposta dal Movimento Taranto Diritto di Volare, con la partecipazione dei volontari dell'Arci di Talsano Francesco Semeraro. È stato totalmente riempito un grande cassone con detriti, plastica, reti per le cozze, galleggianti, pneumatici, lattine e altri rifiuti presenti sia a mare che sull'arenile. Questo intervento, spiega il presidente del Movimento Alfredo Luigi Conti, è stato un modo per sensibilizzare tutti a essere attenti e scrupolosi nel rispettare la natura. Infatti non abbiamo tolto neanche il 10% dei rifiuti che erano presenti su quel tratto di costa. Ovviamente è necessario che intervengano radicalmente gli enti preposti con mezzi adeguati e squadre specialistiche nel bonificare la zona. Pertanto invitiamo l'amministrazione comunale a verificare la zona sottostante la Pineta di Cimino e conseguentemente a intervenire. Consiglio alla direzione dell'AMIU, dice ancora Alfredo Luigi Conti, di mettere un cassone medio e dei cassonetti sul luogo, area a mare dei barcaioli, per consentire loro di collaborare nel depositare i rifiuti che producono. Un ringraziamento particolare infine ai pescatori presenti che hanno contribuito nell'aiutarci a tale iniziativa, al sindaco Stefano che ha immediatamente accettato tale iniziativa con l'assessore all'ambiente Di Gregorio e all'AMIU che ha fornito tutti i materiali richiesti.